Se non lasci like al video e non ti iscrivi al canale, la scuola inizierà prima. Quindi sai già cosa fare. Ciao, sì, sono ancora qui. Tralasciando il lungo periodo di pausa, rieccomi qui pronto a spaccare. Vi volevo solo avvisare che per vedere un altro episodio delle interviste doppie dovete superare almeno i 520 like. Vi lascio l'intervista doppia. Buona visione. Ciao. Oh, ma tu guarda, dei nuovi ospiti. Da che gioco siete venuti? Siamo venuti da Fortnite. Noi veniamo dal Fortnite Battle Royale. Sì, ecco, siccome siete nuovi, mi sapreste dire i vostri nomi? Il mio nome è Corvo. Il mio nome è Iconic. Beh, parlatemi dei vostri hobby, che cosa fate il pomeriggio o altro? Il mio hobby è fare diverse partite e mi sto allenando veramente tanto nel farle. Sinceramente non ho molto tempo libero, essendo una star K-pop. Corvo e Iconic, siccome io faccio sempre salutare 5 persone nelle interviste doppie, potete dire voi le regole per venire salutati nel prossimo episodio? Va bene, allora io dico la prima parte della regola e Corvo dirà la seconda. La prima regola è lasciare like e condividere il video con tutti i vostri amici. Bisogna iscriversi al canale con la campanellina attiva e condivisione. Corvo, visto che parliamo di Fortnite, sei contento della rimozione del pompa tamburo e del combat? Ci sono dei pro e dei contro. La rimozione del pompa tamburo veramente sono d'accordo, mentre per la rimozione del combat sono meno d'accordo, visto che era l'unico pompa che faceva i danni reali, ovvero poteva veramente one-shottare in headshot. Iconic, ti sono piaciuti i robot? Cioè, li hanno aggiunti e tutti si lamentano dei mecha e mi chiedevo se ti piacevano. Sinceramente non mi sono tanto piaciuti sin dall'inizio, perché i bruto veramente sono la cosa più squilibrata di questo mondo, quindi spero che muovano come il combat e il pompa tamburello. Ditemi il vostro piatto preferito, tipo pasta, polpette al sugo, non lo so, fate voi. Il mio piatto preferito è la pasta al sugo. Il mio piatto preferito è il sushi, credo che sia anche il piatto preferito da tutti quanti. Secondo voi, qual è il personaggio a possedere un outfit più raro all'interno di Fortnite? Secondo me, quello che possiede l'outfit più figo e anche più raro sono io. Perché dove lo vai a trovare un outfit come il mio? Sì, niente da negare. Sicuramente quello di Iconic è molto bello come outfit. Corvo e Iconic, lo so che con questa domanda posso dar vita ad un incendio, ma la faccio lo stesso questa domanda. Sì, chi è il più bravo o forte a giocare fra voi due? Ovviamente sono io, perché mi sto allenando e credo che neanche Iconic possa distruggermi, perché sono veramente forte. Iconic non può nulla contro di me. Corvo, siccome ti ho visto un bel po' convinto della tua risposta, che ne diresti di fare una bella partita con me? Ovviamente comandi te il game. Va bene, allora spostiamoci sul gioco. Ok, hai visto? Siamo entrati in partita. Corvo, mi raccomando, stai attento. Ma certo, io sono sempre pronto. Tu devi stare soltanto tranquillo. Vedrai che nessuno si avvicinerà a me. Io sono il più forte, lo sai. Corvo, hai deciso dove buttarti, vero? La mappa è grande e tu sei uno. Deciditi. Aspetta, non ne ho la minima idea. Devo ancora decidere. Ho trovato un posto dove mi posso buttare, ma è un po' lontanino. Mi raccomando, Corvo, fa attenzione. Non ti preoccupare, siamo vicino a Corso Commercio. Ora l'importante è trovare un buon loot e magari senza trovare persone vicino. Qui ci sono 3 persone, anzi 4. Ok, un bolt action, ora ti faccio vedere cosa sono capace di fare. Anche altre munizioni ancora non ci bastano. Prima di andare a Corso Commercio mi fermo un attimino qui. Sai, vorrei avere un pompa, visto che non ho niente. Prendiamo infanteria e cerchiamo un pompa. Trovato. Abbiamo un po' loot, io direi che possiamo optare per andare a Corso Commercio. Iniziamo a fare qualche kill. Ok, teniamoci pronti, Object. Stiamo andando al Corso Commercio, andremo a uccidere qualche persona. L'importante è sapersela gestire bene. Oh, guarda, Object, un pompa nel nonno bru, ora sì che si ragiona. Sei sicuro che sai usare quel coso? Sai com'è, la mira è un po' sballata. Sì, non ti preoccupare, la mira ce l'ho, non ti preoccupare. Ok, ho trovato una build. Spero ci sia qualcuno. Ok, vedo una build. Direi proprio di andare lì. È la nostra occasione per brillare. Ok, prima kill di oggi. Mi sono leggermente incasinato. Sai che sono le prime armi, no? Va bene. Buona fortuna. Corvo, sei stato veramente bravo
Però la prossima volta vorrei vedere Iconic a giocare con me. Ti piacerebbe Iconic? Sì, mi piacerebbe tanto fare una partita. Però dobbiamo un attimino vedere se le persone mi rivogliono nell'intervista doppia. Iconic, ho sentito che hai un debole per gli animali e soprattutto per le volpi. Hai una volpe? E se sì, la tua risposta, come l'hai chiamata? Sì, ho una volpe, l'ho chiamata Foxy, perché è più lunga e smisurata. No, in realtà perché mi piaceva il nome. Ultima domanda, anzi, non è nemmeno una domanda, ma facciamola valere come tale. Potete dire ciò che volete per alcuni secondi. Cosa posso dire? Voglio aiutare il canale, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale con la campanellina attiva e lasciate un bel pollice in su. Siccome voglio aiutare anch'io il canale come Iconic, vi dico sempre iscrivetevi al canale con la campanellina attiva e lasciate un bel pollice in su. E una cosa che non ha ricordato Iconic è di condividere questo video. Corvo e Iconic, siete stati davvero gentili ad essere venuti in questa intervista doppia. Vi auguro il meglio. Ciao belli miei. Ciao Ojekt, ti auguro anch'io il meglio. Ciao ragazzi. Ciao Ojekt e ciao a tutti i miei spettatori.